Sant'Agostino Roscelli, il compimento di tutte le nostre opere è l'amore. Uomo di Dio, umile sacerdote, nell'esercizio del suo ministero cercò solo la volontà del Signore che lo aveva chiamato e inviato. Non elaborò un sistema pedagogico o di assesi o di dottrina, ma fu uomo d'azione, alla ricerca inesausta dell'umanità sofferente, delle pecore senza pastore. Protagoniste nel Vangelo. La preghiera continua e un grandissimo amore per l'Eucarestia resero feconda la sua opera. Di famiglia molto povera, nasce a Casarza Ligure, Genova, il 27 luglio 1818 e viene battezzato lo stesso giorno perché si teme per la sua vita. Studia con il parroco e nel 1835 si trasferisce a Genova per prepararsi al sacerdozio. Dopo l'ordinazione è confessore a San Martino d'Albaro e poi comincia a dedicarsi ai carcerati, alla gioventù in genere, ai neonati e alle ragazze madri, facendo sue le parole di Sant'Agostino: il compimento di tutte le nostre opere è l'amore. Alcune donne penitenti gli offrono collaborazione per aiutare le molte ragazze bisognose e dopo aver ottenuto il consenso di Pio IX, il 15 ottobre 1876, realizza il suo sogno, fonda la Congregazione delle Figlie dell'Immacolata per la formazione delle fanciulle. Muore a Genova il 7 maggio 1902. A lode di Dio.